Non vi esaltate tanto, fa indrizzare. Praticamente da grande vorrei essere Cindy McCain. Anch'io. O Megyn Kelly. Reggilo tu, è troppo pesante. Grandi modelli di riferimento. E in quanto figlie di consorelle siete già dei nostri. Sorelle, aspiranti iniziate, ho un importante annuncio da farvi. Sono più scoppiettante di una padella di popcorn. Comunque, il decano Munch e io ci chiedevamo come portare la KK Tau nel XXI secolo. Beh, di questi tempi va di moda una comunità globale priva di appartenenze. Arriviamo al dunque. Quest'anno la K sarà obbligata ad accettare chiunque desideri aderirvi. Che serata interessante. Significa che prendono anche me, prendono anche me. Piccola. Se siete iscritte a questa università, siete libere di entrare a far parte della KK Tau. Le porte sono aperte al pubblico. No! No! Non può farci questo! Vediamo. Non hai bussato. Lo sai che vuol dire? Le regole sono regole. Ti ringrazio. Allora cosa c'è? Devi venire di sotto, Chanel. Subito. È un incubo. Se queste sono le nostre candidate, io mi uccido. Poi uccido la Manche. Guardatele, la feccia della società. Non ci credo. Queste poveracce sono una peggio dell'altra. Ho studiato per 2 settimane la storia della KK Tau, fondata nel 1837 alla Miami University di Oxford, Ohio. Collarino. Vero nome, Esther Ulrich, facoltà di storia. Puzza di brodo di Würstel, si sarà slogata il collo facendo pompini alla sala di bowling. Io adoro Taylor Swift. So le parole di tutte le sue canzoni. E non lascio certo che la mia assurdità mi impedisca di cantarle in ogni momento della giornata a squarciagola. Taylor Swift è dei sordi. Vero nome, Tiffany qualcosa. E come tutti i sordi ha una litosi che stende. Senti, non dico che tutto il sesso etero sia stupido, ma dico che tutto il sesso etero fa schifo. E nel profondo ogni donna lo sa. Lesbo predatrice. Vero nome, Bob Caterpillar, non so. 2 giorni fa l'ho beccata a fissarmi il sedere. Ha una voglia irrefrenabile di cultura femminile. Capisco. Ciao, cara, ti vorrei chiedere, ma che roba ti sei messa? Il mio analista dice che un'esperienza traumatica ha bloccato una parte della mia psiche negli anni 90. Non vedo qual è il problema, anzi grazie. E poi ci sono quelle due. Dio solo sa di cosa parlano, banali troiette. Che può succedere ancora? Chanel? Ti vorrei presentare Jennifer. Mi dispiace, non facciamo beneficenza ai bimbi disabili. Sì, se lo dico io. Jennifer frequenta il secondo anno. Era seduta tutta sola in biblioteca senza neanche un'amica. Ed eccoci da te, Chanel. Jennifer è la tua nuova candidata. Jennifer, perché non parli a Chanel dei tuoi appassionanti interessi? Ho un vlog di candele. E che diavolo è? Ragazzi, questa è favolosa. L'ho presa a metà prezzo da Bath & Body Works. Effetto Nancy Meyers, credetemi. Quando l'accendete, profuma di divani bianchi e di menopausa. È come un film di Nancy Meyers. 4 stelle.